Cari visual ascoltatori, l'Eco FM è una online radio, una visual radio, però la radio ha una storia, se vogliamo, giovanissima, brevissima ma fulminante. Noi siamo al MUMEC ad Arezzo e siamo venuti a scoprire un po' quali sono le origini da cui anche l'Eco FM deriva. Entriamo e vediamo un po'. Siamo con Fausto Casi, che è direttore del MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. La radio, ne abbiamo tante vecchie dietro, l'Eco FM invece è una radio online. Dal 74, l'epoca delle radio libere, si è arrivato alle radio online. Questo tragitto nel tempo è velocissimo, 30 sì. anni, 40 anni, niente, eppure è cambiato il mondo. Cambia il mondo come è cambiato nel 1895, quando Guglielmo Marconi ha fatto il primo tentativo, diciamo, di radiotelegrafia, è brevettato poi nel 96 in Inghilterra. Allora è stata una rivoluzione, perché in pochi anni, pensavano che nel 1901 ha fatto il primo collegamento transoceanico con le onde radio, cioè wireless, quello che oggi si dice tanto così, che si sa, poi magari non si sa manco cosa rappresenta. Dall'Inghilterra al Canada. Dall'Inghilterra al Canada e poi dopo anche a Cape Cod negli Stati Uniti. Insomma, quindi ha fatto tutto un tragitto che da allora in poi che è diventata credibile, quindi anche dal punto di vista della comunicazione tout court, ha creato per la prima volta il mondo globale, perché la telegrafia è vero che esisteva già dal 1839-1840 e che aveva già fatto di suo, perché nel 1865 esistevano già i cavi intercable tra il vecchio continente e il nuovo continente, quindi già quello dava una garanzia, però non con l'Australia. Quindi, mentre la telegrafia, questa, ma anche la telefonia, che poteva essere usata negli stessi percorsi telegrafici sotto certi aspetti di frequenze, di cose, e che praticamente anche quella ha contribuito sicuramente a portare la voce vera nel mondo. Ma quello che ha creato il mondo globale è stata il wireless, cioè il mondo dei senza fili. Quindi la telegrafia per prima, che era quella più accreditata, diciamo così, per la comunicazione con sistemi anche embrionali di codici, no? Il codice cosiddetto, eccetera, che però ha portato poi a una rapida evoluzione, che negli anni 20 già siamo alla radio, la radiodiffusione, cioè la radioaudizione, quindi si ascolta la radio, si ascolta nel senso che arriva la cuffia prima e l'altoparlante dopo, e siamo ancora in tutti gli anni 20. Quindi la costituzione della radio negli anni prima degli anni 30 era la radio come apparecchio, valvole ovviamente basta, perché ancora non si pensava ad altri tipi, ma esplorare ancora il mondo delle valvole, che era ancora da sistemare con delle particolarità come, insomma, dal triodo al pentrodo, dal tetrodo, cioè alle multifunzioni, alle valvole multifunzione che già esistevano come valvole, come tubi a vuoto. Quindi tutta questa filosofia però che dopo è stata riutilizzata dopo 50 anni per il transistor. Cosa ci siamo persi in questo procedimento velocissimo che ci ha portato appunto dalla radiotelegrafia fino all'online e al suono che viaggia ormai in internet? Sì, ci siamo persi il godere di queste nuove tecnologie, che praticamente la radio a valvole è stata quella che ha dato il consenso della conoscenza e dell'accettazione anche di un cambiamento del mondo, perché c'è stato tempo dai primi del Novecento, diciamo, fino al 1950-60. Da allora in poi, dal 60 in poi, è arrivato, cominciato i transistor, cioè la radio si portava dietro, si metteva nel taschino della giacca, si andava al prato o nel giardino o in campagna per ascoltare comunque la partita, oppure si andava a sentire nella partita come era la partita di un altro, cioè c'era tutto questo interscambiamento di notizie, che cominciano poi anche le notizie false, cioè le fake news, cominciano allora con il transistor, erano già cominciate con la radio a valvole, perché si ricorda qualche evento importante anche degli anni 30, che sullo sbarco degli alieni in terra, la guerra dei mondi, Orson Welles, eccetera, per cui su quella scia poi dopo qualcuno ancora oggi sta fondando la...
sta falsando, diciamo, la vera utilizzazione del wireless. E quindi, nonostante si parli di alta fedeltà, forse la gente si è dimenticata la vera alta fedeltà, poi a lei chiederemo una dimostrazione. L'alta fedeltà ha avuto il suo boom un po' con le valvole, però con le valvole che dava il senso della plasticità del suono e del canto anche, e che praticamente era una utilizzazione analogica di un segnale analogico che arrivava in un ricevitore umano che è di per sé analogico, è nato, e quindi non c'era un cambiamento, diciamo così, epocale anche tecnologico, per cui ti mando questo ma te lo mando attraverso, che so io, una cosa che non è umana, perché in fondo la tecnologia del digitale è una tecnologia che si chiama digitale proprio perché si differenzia, lavora tutto con uno e uno zero, c'è o non c'è, presenza o non presenza, lo fa talmente rapidamente che praticamente anche tutto l'uomo o le tecnologie umane hanno fatto la scelta di partire con l'analogico, perché tanto se il microfono non è analogico, il microfono non percepisce il nostro suono e il nostro... Lo manda però dove? Lo manda però in un messaggio che deve essere qualche cosa di diverso da quel segnale che una volta era modulazione, chiamiamola così, che era onde medie, se era modulazione di ampiezza oppure modulazione di frequenza. E allora c'erano tutti questi sistemi inventati appunto dal dopoguerra in poi, che è la modulazione di frequenza che è arrivata a noi, e qui c'è una piccola sezione con i transistor anche per la modulazione di frequenza, che però non ce n'è uno aperto, perché tanto l'interno non interessa più a niente a nessuno, cosa che invece, se guardiamo qui i valvolari, si vedono questi bei tubi argentati, no? Con queste cose odorati, che erano quelli che poi facevano funzionare il senso analogico. Si è perso un pochino di umanità, possiamo concludere. Esatto, così. Si è persa questa cosa qui. E nell'hi-fi in particolar modo la ritroviamo, perché il transistor, già ancora che lavora sull'analogico, ha già dato un cambiamento metallico un po' alla curva di risposta di 20-20.000, no? Quella che dovrebbe essere teorica sull'hi-fi. Però devo dire che ha dato anche una possibilità e un senso a un'industria di produrre un certo numero di cose che, se fossero state ancora valvole, non avrebbe avuto. Quindi... Grazie mille. Prego. Ecco. Questo è un disco di Nipkow, che è forato come quello laggiù, c'ha dei fori come questi, vedono qua, vedi, questi fori qui, che sono, diciamo, elicoidali, e che si vedono, prima si vede la linea, cioè tutti i fori che diventano linee per la persistenza dell'immagine nell'occhio, e che poi diventano tante linee, e tante linee diventano bianche, diciamo, teoricamente, perché quando questo fa 750 giri, praticamente noi riusciamo a vedere, a sfondare la materia metallica e a vedere cosa c'è dietro. La fotografia che sta vedendo, vedi, sta ingrandendo. Questa fotografia qui, quando arriva a regime, praticamente vedrà. Sì, già si intuisce la molto. Figura. Chi è il personaggio? È Guglielmo Marconi. È Guglielmo. Io mi sono messo quella. Beh. Poi da qui praticamente c'era una fotocellula che andava in un amplificatore, l'amplificatore viaggiava questo segnale e andava al ricevitore, che era tutto simile a questo, con un elemento di scansione, se così si dice, che dovrebbe avere la stessa frequenza di rotazione di questo. Quel caso una lampada pilotata da quel segnale della fotocellula che arriva là, una lampada variabile a velocità, cioè illuminazione variabile, riproduce nel una specie di schermo, quindi di un vetro, riproduce l'immagine che noi stiamo vedendo qua. Questa per la didattica è una cosa straordinaria. Ecco il nostro Guglielmo, che è comasco, per cui viene dal lago come noi. È la riprova che, insomma, il l'hi-fi vero è forse un'altra cosa da quella che conosciamo, è questo Nagra della sede RAI di Torino, donato al MUMEC tanti anni fa ormai. Vi lasciamo con questa splendida registrazione.